Io credo che siamo in un momento di passaggio e ciascuno, per quel che può, è giusto che si assuma anche la responsabilità per cercare di spezzare il guscio dentro il quale siamo racchiusi. Perché cos'è che poi ci unisce con Victor, a parte il fatto che siamo coetanei? Ma diciamo, delle esperienze, insomma, della Spagna, l'esperienza nostra, l'esperienza di Spagna, è il fatto che stiamo spezzando, cioè, cercando di spezzare il guscio in cui siamo. Cioè, l'idea è che noi viviamo in questo strano continente, l'Europa, in cui ci dicono che possiamo appunto cambiare governi, ma ci dicono che non possiamo cambiare le politiche, perché le politiche sono già scelte. C'è un orizzonte di indecidibilità che si allarga sempre di più. Cioè, se vi ricordate il nulla della storia infinita, no? Quel nulla che cresce e divora tutto. Ecco, noi abbiamo un orizzonte di indecidibilità dentro il quale ci mettiamo ormai le politiche macroeconomiche, le scelte di bilancio, che non sono appunto niente di neutro, perché non c'è niente di neutro in questo. I mercati non sono neutri, l'andamento dei mercati non è un andamento neutro. Dietro i mercati ci sono esattamente quei poteri che hanno un nome e un cognome che perseguono i loro interessi e che appunto poi danno quell'impronta alle scelte dei mercati stessi e quelle lobby a cui facevamo riferimento prima. Quindi, diciamo, il primo elemento è proprio questo, cioè capire come oggi, e che questo secondo me non è occasionale che siamo qui a questo tavolo, e diciamo, io aggiungo che secondo me la nostra campagna elettorale va costruita esattamente così, perché c'è una connessione stretta fra ciò che accade nella dimensione sovranazionale e ciò che accade nei nostri territori, perché noi dobbiamo spezzare quell'orizzonte dell'indecidibile, cioè appunto dobbiamo mettere in discussione tutto, il fiscal compact, il pareggio di bilancio, il patto di stabilità. Perché questo non è assolutamente l'unico orizzonte. Ci vogliono far credere che sia l'unico orizzonte esattamente come ci vogliono far credere che l'andamento dei mercati sia appunto come l'orbita dei pianeti, cioè qualcosa che dipende, diciamo, da leggi della fisica. In realtà dipende da scelte umane e noi per l'appunto vogliamo che queste scelte vengano cambiate. E quindi da questo punto di vista io penso che il fatto che abbiamo deciso già nelle elezioni europee di dire che la dimensione fondamentale della politica è quella dimensione, cioè la dimensione europea, e che la dimensione europea ha poi le gambe dentro i nostri territori, perché sono i nostri territori che costituiscono poi l'Europa e vanno sottratti, no, come anelli di una catena alla, diciamo, governance cosiddetta che ci viene imposta in questo momento. Quindi è questa dimensione che noi dobbiamo riuscire a tenere e quindi fare, io credo, una campagna che sia legata ai territori, legata ai movimenti dei territori, ma e che allo stesso tempo sappia tenere costante relazione con ciò che sta accadendo nel resto d'Europa, diciamo, dalla Grecia fino alla Spagna, e rappresentarla anche in maniera molto pratica, cioè fare iniziative insieme là e fare iniziative insieme qua. Questo penso che sia, diciamo, l'orizzonte che dobbiamo riuscire a tenere per mostrare che appunto esiste qualcosa di oltre, qualcosa di altro, mentre ci vorrebbero continuamente far credere che siamo rinchiusi in una sorta di, come dire, di nichilismo, che poi diventa un nichilismo politico, esistenziale, al quale bisogna dire assolutamente no. Perché è vero che ci sono, cioè noi conosciamo il lato negativo della crisi, credo, abbiamo tutti presente che cosa sta accadendo, che cosa la crisi sta provocando in termini sociali, in termini economici, in termini ambientali, perché naturalmente la crisi è anche una crisi ambientale, però allo stesso tempo c'è anche un lato positivo del presente ed è quello del, diciamo, del mutuo soccorso e quello delle mille iniziative, diciamo, siamo a Pisa, quello di Fabbrica Comune per intendersi, Pisa, ed è quello che vediamo in Spagna, è quello che vediamo in Grecia che Siriza sta facendo in termini di mutuo soccorso, di venire incontro a iniziative auto-organizzate dalla società, appunto di autocostruzione di soluzione da parte della società. C'è un enorme fermento che oggi costituisce il lato più positivo, se vogliamo, della crisi e che noi dobbiamo essere in grado di vedere, di valorizzare e di riconnettere. Questo è, diciamo, il punto di fondo. E il punto di fondo anche per una, diciamo, per un progetto a sinistra che si vuole ricostruire qua, perché io sono d'accordo con quello che dicevate prima, cioè
il conflitto, lo dicevi tu Ciccio, il conflitto è presente come? Cioè il conflitto, le discussioni in Siriza non sono certo semplici, come non sono semplici, diciamo, quelle che Podemos sta facendo al proprio interno. Però lì c'è una base sociale forte e noi dobbiamo ricostruire, come dire, anche qui una base sociale forte. Cioè evitare, perché il punto è che se il conflitto avviene soltanto fra i militanti stretti, si dissipa. Noi invece dobbiamo ricostruire quel tipo positivo di conflitto che ha dietro una base e che, appunto, a mio parere, oggi si sta costruendo. Per questo facevo riferimento a Fabbrica Comune, perché ci sono le esperienze, le abbiamo sotto, capiamo che cosa significa oggi, concretamente, passo dopo passo, vedere che cosa sta avvenendo nella, appunto, diciamo, nella nostra, anche nella nostra regione. Quindi, dicevo, è il tema che di nuovo toccavi prima, sono appuntato, cioè il tema maggioranza, non maggioranza. Io lo ripeto sempre, abbiamo una divaricazione in corso fra maggioranze sociali e maggioranze politiche, ovvero sia, se guardiamo, appunto, passatemi ora ancora le categorie destra-sinistra, allora se noi guardiamo a sinistra del Partito Democratico, nel mondo politico vediamo che non c'è praticamente niente. Se guardiamo nella società a sinistra del Partito Democratico, vediamo che ci sono piazze piene, vediamo che ci sono movimenti, vediamo che ci sono, io ora mi sto riferendo anche al fatto che i sindacati sembrano essere tornati almeno in parte a far conflitto, almeno in parte, dico, perché poi anche quello è un terreno non semplice. Però diciamo che hai una situazione quasi paradossale, e è vero quello che dicevi tu prima quando citavi il fatto che la sinistra sociale in questo paese è stata maggioritaria e continua a essere su infiniti temi. Questa cosa io non mi stancherò mai di ripeterla. Cioè noi su temi fondamentali siamo maggioritari e siamo stati maggioritari sempre. Ed ecco allora alla ragione, diciamo, l'altra radice che ci lega. Perché alla fine Podemos, Siriza, gli esperimenti che noi stiamo mettendo in piedi, se hanno le radici nel Forum Sociale Europeo di Firenze del 2002, perché eravamo tutti lì fondamentalmente, o almeno in gran parte, no? Eravamo lì, dicevamo cose che se si fossero tradotte in politiche oggi ci avrebbero impedito di arrivare dove siamo arrivati, nella crisi sociale economica in cui siamo arrivati. E diciamo, questo è un legame poi con le differenze che ci sono all'interno dei, diciamo, dei diversi percorsi nazionali, perché poi è indubbio che la situazione è molto diversa, è indubbio per esempio che in Spagna e in Grecia ci sono stati dei movimenti di massa anti-austerity di forze a livello nazionale che a noi sono mancati, e sono stati dei movimenti che hanno permesso di politicizzare il discorso sulla crisi in un modo in cui da noi non è avvenuto. Quindi è evidente che noi abbiamo una situazione oggi che non è paragonabile. Però abbiamo allo stesso tempo delle radici comuni, e io la radice, diciamo, comune a questi progetti, io la vedo chiaramente e la ricolloco proprio, diciamo, nella fase del movimento altermondialista. E cos'era quello se non un movimento maggioritario? Cioè all'epoca dicevamo che vogliamo costruire un'Europa, appunto, diversa, fondata sui diritti, regoliamo la finanza prima che sia troppo tardi, introduciamo la Tobin Tax, costruiamo la pace e un'Europa mediterranea per evitare di arrivare a quello a cui stiamo arrivando oggi con le guerre, l'ISIS, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo, in nuce c'era sostanzialmente un progetto complessivo, sociale, di un'altra Europa. Ed eravamo maggioranza, perché come dimostrarono le manifestazioni sulla guerra del 2003, in cui il mondo era in piazza, il mondo in senso stretto, perché la lanciamo da Firenze, dalla Leopolda, un'altra Leopolda, non quella dove si ritrovano le lobby, i poteri privati, sembrava non una riunione politica, sembrava una riunione di Confindustria insieme ai banchieri, la Leopolda di Firenze. Ecco, la nostra Leopolda era un'altra Leopolda, da quella Leopolda lanciamo la grande manifestazione del 2003, quella contro la guerra, che vi ricordate, insomma, come disse anche il New York Times, è la manifestazione più grande del mondo, 100 milioni in piazza, milioni qua. Andavi a vedere il governo italiano in quel momento, mentre l'Italia era in piazza, non solo il governo, il Parlamento italiano, alla, diciamo, vorrei dire il 90% delle forze parlamentari era per l'intervento in guerra, il 90% degli italiani era esattamente sulla posizione opposta.
Questo è per dire che la sinistra, su questa sinistra, cioè quello che noi rappresentiamo, come lo vediamo, in realtà su un'infinità di temi, maggioranza del paese. Tu prima citavi il tema del reddito di cittadinanza, allora noi siamo ben lontani dall'introdurre il tema del reddito universale, però diciamo, siamo ancora a porci la questione di un reddito minimo di cittadinanza. Ma anche su questo, cioè pensiamo che se noi facciamo una campagna su questo non siamo maggioranza nel paese o nella regione. Ma è ovvio che lo siamo, non c'è ombra di dubbio. E appunto, si ricordava il referendum dell'acqua, è stato una delle materie del mio impegno per molti anni, per arrivarci, perché come tutti i processi sociali non è che arrivano all'improvviso, cioè non è che uno da un giorno decide e arriva a portare 27 milioni a votare il referendum. Sono processi lunghi che vanno costruiti anno dopo anno attraverso il radicamento, attraverso le campagne. Anche lì, ve lo ricordate come è andata, insomma, fino praticamente al mese prima, tutte le forze politiche erano contrarie, il paese ha votato, come sappiamo, cioè il 97% degli italiani contro la privatizzazione dell'acqua e contro la privatizzazione dei servizi pubblici. Rieccoci a questa divaricazione. Ora, io non è che la voglio far semplice, però voglio dire che noi dobbiamo essere capaci in qualche modo di tradurre queste maggioranze sociali in maggioranze politiche. E per fare questo passaggio noi dobbiamo inventarci delle forme nuove. E inventarci le forme nuove, secondo me, significa anche evitare che gli altri ci descrivano come non siamo. Ecco il tema del minoritario. Io non mi sono mai sentito minoritario, mai. Io proprio assolutamente, mi sono sempre sentito maggioritario. Ho sempre sentito che qualcuno lavora perché vuole descrivermi, così. E la cosa, secondo me, bella e interessante dell'esperimento di Podemos è proprio questa, cioè che loro hanno detto molto chiaramente: noi non vogliamo nemmeno nell'immagine che comunichiamo, dare l'immagine di un gruppo che può gestire un'area, una sfera minoritaria, una nicchia di alternativa ridotta. Noi poniamo temi che sono temi centrali, che è un po' la nostra storia, cioè da Genova 2002 al referendum in avanti. La nostra storia è esattamente questa, cioè i nostri temi non sono marginali, i nostri temi sono al centro, ma non perché noi vogliamo che siano al centro, perché la storia li ha messi al centro, la società li ha messi al centro. Come costruiamo quindi insieme anche dei progetti politici che siano in grado di intersecarsi, sperimentando, riconnettendosi a questo che però è il grande punto questo della riconnessione fra queste due venti. Non credo che quelle regionali, perché come dicevo prima, non credo che niente avvenga da un momento all'altro. E ovviamente non è che sono le elezioni regionali che ci permettono di punto in bianco di aprire chissà quali nuove prospettive. Però io sono convinto che è un pezzo importante. E sono convinto che il fatto che tanti di noi, noi in senso collettivo, credo anche proprio tanti in questa sala per intendersi, abbiano smesso a un certo punto di lamentarsi del fatto che appunto non esista una sinistra come la vorremmo, una sinistra all'altezza, ma abbiamo iniziato a dire: beh, proviamoci anche noi a questo punto a metterci dentro, a costruire delle sperimentazioni di intreccio tra dinamica sociale e dinamica politica, a mettere in relazione i piani ancor più di quanto non lo fossero prima, perché è un'esigenza anche di pezzi interi, di generazioni intere, cioè questa di provare a questo punto a tentare di percorrere e sperimentare, con tutto il rischio che le sperimentazioni hanno, dei terreni nuovi. Quindi io penso che le elezioni regionali siano un passaggio, però è un passaggio fondamentale, perché a seconda di cosa riusciamo a innescare in questa direzione, costruiamo un pezzo di un progetto futuro più grande. Un progetto, anche io intendo dire, per il paese, perché il punto è questo, cioè ricostruire anche un progetto che poi abbia una forza nazionale. Ed è chiaro che noi, Cicciolo l'ha detto in maniera molto chiara, cioè è evidente, tant'è che insomma tanti, ma che se kamikaze, perché è chiaro che noi sappiamo che scontrarsi a 60 giorni, perché mancano 60 giorni, perché poi una cosa bellissima di tutti noi è questa, perché discutiamo amorevolmente di tutte le cose, poi a un certo punto, quando ormai il tempo, siamo veramente di fronte all'orrore, allora improvvisamente ci diamo una scossa. Quindi era ovvio che
non potevamo che arrivare a 60 giorni dall'inizio della campagna, però adesso in 60 giorni dobbiamo essere capaci di comporre delle liste che siano lo specchio appunto della migliore Toscana antiliberista. Dobbiamo essere capaci di fare una campagna bella che parla appunto alla maggioranza della società toscana su quelli che sono i nostri temi, senza farci ritagliare addosso quello che è un vestito assolutamente falso. Abbiamo contro i poteri economici a cui tu alludevi, assolutamente sì, cioè questo è evidente, noi sappiamo che questi stanno mettendo milioni e milioni di euro sulla lotta per le preferenze e che ci sono comitati elettorali che sono già in piedi da svariato tempo e che lavorano da svariato tempo. Io scusate perché l'ho detto l'altro giorno all'SMS di Fred, lo ripeto a proposito diciamo dell'elemento di speranza, appunto ho incontrato per strada una ragazza che mi ha fermato e mi ha detto sei Tommaso Fattori? Sì. E dice guarda, noi perché erano due, ma poi alle elezioni regionali ti voteremo, però non lo possiamo dire. Non possiamo dire. Dice sì, perché noi lavoriamo nel comitato elettorale della Saccardi, che è una del Partito Democratico della... Allora, questo naturalmente cos'è il segno? È il segno che qualcosa comunque si sta scritturando. Certo che sono poteri immensi, che dietro c'è ci sono appunto le cooperative, ci sono le lobby del cemento, le lobby del marmo, tutto quello che stiamo vedendo oggi. Sappiamo benissimo che il patto del Nazareno in Toscana regge come, sappiamo che gli emendamenti al piano paesaggistico sono identici, cioè quelli del PD sono uguali agli emendamenti di Forza Italia e gli emendamenti di Forza Italia sono stati scritti insieme ovviamente a quelli del PD dalle lobby direttamente, come succede molto nelle migliori famiglie. Quindi diciamo questa è la situazione. Sappiamo che sulla privatizzazione della sanità ci sono fortissimi interessi già in gioco, sappiamo che in Emilia Romagna purtroppo la Lega delle Cooperative è già un pezzo che sta lavorando per mettere le mani sulla privatizzazione della diagnostica di altri pezzi della sanità. Cioè basta guardarsi intorno per capire cosa succede, quindi basta capire che cosa si muove anche dietro delle elezioni regionali come quelle che abbiamo davanti. Vado a chiudere perché non voglio prendere troppo tempo, poi, però voglio aggiungere una cosa che spero non sia troppo, diciamo, troppo incomprensibile o troppo tecnica. Cioè i tavoli a cui noi non ci sediamo e che giustamente veniva ricordato da Ciccio prima sono i tavoli appunto di incontro fra poteri lobbistici, poteri politici. Questo è un fenomeno che spesso noi, come dire, pensiamo che esista solo a Bruxelles, cioè le cosiddette revolving doors, in realtà è un fenomeno diffusissimo, cioè il fatto di continui passaggi, diciamo, fra sfera, fra elite politiche e elite economiche, fra elite politiche e elite finanziarie, che significa che diciamo, qualcuno che ha un compito importante o è manager in un, diciamo, nel settore privato poi ottiene un posto importante, diciamo, nel pubblico o, diciamo, o qualcuno che era stato eletto ministro o eletto in qualche amministrazione locale o nazionale o addirittura europea, poi passa, diciamo, dentro invece la dimensione del potere economico, portando con sé ovviamente conoscenze, portando con sé reti di relazioni, cioè portando l'intreccio costante fra appunto potere politico e potere economico. Questo era, quindi diciamo, i terreni si stanno sempre più sfumando, cioè nel senso sono sempre più intrecciati, è sempre più difficile distinguere in maniera, come dire, netta quello che è un confine che un tempo si sarebbe detto della politica in senso stretto e il confine invece dei poteri economico-finanziari. Questi si stanno sempre più scolorando. E a questo proposito, appunto, l'esempio che vorrei fare, noi in Toscana siamo stati i primi sostanzialmente a inventare la cosiddetta partnership pubblico-privato, che è esattamente la formalizzazione di questo modello. Ora, questa è una cosa che giustamente molti, come dire, non la vedono, però io penso sia uno dei nodi centrali, perché la Toscana è stata l'elaborazione del modello società per azioni mista pubblico-privato,
che guardate non è altro che un tavolo di concertazione a porte chiuse fra cordate di imprenditori o cordate di banche e pezzi del potere politico che si mettono d'accordo per la gestione del territorio. Il trasferimento del, della produzione di politiche pubbliche dai consigli comunali e consigli elettivi alle società per azioni è il grande passaggio di de-democratizzazione, di spogliamento della democrazia che noi abbiamo sott'occhio. Io dico sempre di quando si chiamavano comuni perché gestivano ciò che abbiamo in comune, oggi, io vorrei sapere, oggi che sono le società per azioni miste pubblico-private, quindi a gestire ciò che abbiamo in comune, che cosa è successo? Quelle sono le nuove istituzioni pubbliche, io le chiamo le nuove istituzioni pubbliche post-democratiche, che hanno in mano i beni di tutti, che sono connessi ai diritti di tutti, perché questi, perché è evidente che stiamo parlando, quando parliamo dei servizi pubblici locali, stiamo parlando dei diritti fondamentali di tutti noi. Quindi è chiaro che è questa la prospettiva in cui ci dobbiamo mettere insieme, cioè è la prospettiva che riporta nelle nostre mani la gestione di pezzi interi della nostra vita e dei nostri diritti, che riporta la democrazia fondamentalmente nella nostra regione, la strappa dalle mani di questo, diciamo, intreccio costante fra potere pubblico e potere privato, cioè potere ex pubblico, che poi non apro qui la parentesi su che cosa è, appunto, su come è stato trasformato il pubblico. Io penso che questo sia un ragionamento che in Spagna è stato fatto con molta intelligenza, cioè il ragionamento che per qualcuno, diciamo, è antipolitico, quello sulla corruzione, in realtà secondo me è un ragionamento fortemente politico, perché il punto di fondo, anche questo, scusate, la dico con una formula che mi è cara, che uso spesso, ma cioè noi abbiamo avuto un pezzo di classe politica che ha gestito i beni comuni come propri beni privati, e questo è stato, ed è il clientelismo, è ciò che ha aperto la corruzione. Allora il punto di fondo secondo me è esattamente questo, cioè ripubblicizzare anche il pubblico, cioè e qui il tema della partecipazione, dell'apertura degli spazi, della trasparenza è questione centrale nel processo di ripubblicizzazione, diciamo, del pubblico, perché non possiamo noi pensare di ricostruire un pubblico burocratico barra clientelare come quello che è stato tra virgolette privatizzato dalle elite politiche. Questo è il ragionamento, diciamo, che è stato fatto secondo me in Spagna, un ragionamento avanzato rispetto a tutto questo. E quindi chiudo dicendo, beh, ora abbiamo davanti, loro ci dicono potremmo fare della Toscana il laboratorio di applicazione Jobs Act, questo sta scritto nel programma del Partito Democratico. E come? Ecco, appunto, esatto, poi è applicato a partire da oggi. Anche qui ci vengono a insegnare che la flessibilità, cioè diciamo così, che la precarietà è una specie di flessibilità venuta male, e quando sappiamo benissimo che è esattamente una forma di sfruttamento venuta molto bene a bassi salari e per mettere le persone in continua, diciamo, competizione, scusate, quando la stanchezza mi sta schiacciando. Tra l'altro, tra parentesi, perché prima veniva solo empowerment, ma il punto è che non c'è il concetto in italiano, cioè non abbiamo nemmeno il concetto di ridare potere, cioè non abbiamo una parola solo per dire ridare potere, cioè sì, potenziare, ma non è che uno può dire potenziare i cittadini, vuol dire un'altra cosa. Cioè, diciamo, fondamentalmente siamo ormai così abituati a essere spogliati, evidentemente la nostra lingua non riesce nemmeno a concepire il ritorno del potere nelle mani dei cittadini. Comunque, diciamo, chiudo appunto su un altro tema caro. Cioè, il punto di fondo che riconnette un po' il nostro progetto politico alla situazione non è appunto quella di rimettere insieme i pezzi della politica, cioè o del mondo politico, del mondo partitico. Il punto è rimettere insieme i pezzi della società. Cioè, la questione è che il progetto neoliberista in cui siamo immersi fino al collo è esattamente il progetto che spezza e frammenta la società in mille parti, che ci mette appunto in competizione l'uno con l'altro. Questa è l'anima poi del Jobs Act. Certo, è una maniera per comprimere i salari, ma soprattutto è una maniera per far sì che quello che è accanto a me diventa il mio nemico, e quindi appunto
chi non ha lavoro vede nel precario un privilegiato, il precario vede in quello che ha un contratto a tempo indeterminato è un operaio magari alle acciaierie, ma è un privilegiato, l'operaio all'acciaieria ha 1000 euro, vede un privilegiato, l'insegnante ce l'ha 1300, e così costruiamo una situazione in cui, diciamo, quella a un tempo si chiamava lotta di classe, la abbiamo spostata tutta dentro una classe, cioè quella che naturalmente sta subendo la vera lotta di classe dall'alto, scusate un linguaggio arcaico, ma per intendersi, diciamo. Quindi la questione di fondo è questa, cioè è capire come riconnettere ciò che è stato spezzato, cioè riconnettere, riconnetterci, ricostruire nella società quella, quelle relazioni, quella solidarietà, quella forza che insieme ci può permettere di cambiare i rapporti di forza. E le elezioni regionali saranno soltanto, diciamo, un piccolo passaggio in questa strada, però io sono anche convinto che se iniziamo a percorrerla ci saranno delle sorprese molto molto positive, e sono anche convinto che girando, insomma, sentendo che cosa sta succedendo in questo momento in Toscana, c'è curiosità per un progetto come questo, che sta cercando di riconnettere una dimensione sovranazionale a una dimensione locale, di riconnettere le persone che in questo momento si sono spezzettate, di fare un ragionamento che cerca di non, come dire, banalizzare, perché noi dobbiamo essere anche capaci di dire le cose come stanno, cioè non possiamo pensare di banalizzare ogni volta il ragionamento politico. Io penso che anche nel corso della campagna europea dicevano: ma come si fa a spiegare la Banca Centrale Europea prestatrice di ultima istanza? Invece si va, e io ho fatto un sacco di cose nei mercati, vai e provi a spiegare cose che di solito si dice la gente tanto non capisce, e è sbagliatissimo che la gente invece capisce come, capisce benissimo, perché connette ciò che subisce ogni giorno sulla propria pelle ad alcune cose che in quel momento tu discuti. E io mi ricordo di essere stato a volte ore, cioè con gente che ti chiede anche cose specificissime, non dare per scontato che le persone sono imbecilli, perché non lo sono. E quindi fare una campagna che tiene conto anche di questo, che tiene conto di poter essere anche alti nei contenuti, essere alti nello spiegare che cosa sta accadendo e quali sono le soluzioni che insieme possiamo dare. Quindi grazie, e speriamo di ritrovarci presto tutti insieme.